La storia, l'innovazione, la lingua delle cosiddette minoranze linguistiche molisane. Nel podio c'è tutto il significato di questa 24esima edizione del Festival della Canzone Dialettale Molisana, che per 3 giorni ha fatto di gamba tesa il crocevia di linguaggi e culture, in musica e nel senso più autentico. 22 le composizioni in gara, 14 i paesi rappresentati, un enorme successo di pubblico, ma soprattutto una partecipazione vissuta e reale. Sul palco non solo canzoni, ma testimonianze di come le radici culturali siano ricchezza e risorsa. A vincere i Chifti di Portocannone, in Arbrèche hanno cantato il valore della libertà. Non ce l'aspettavamo sicuramente, noi l'abbiamo fatto come punto di ripartenza, perché è da 10 anni che siamo fermi. E ci è capitato questa occasione tramite Inner di vedere questa manifestazione che non conoscevamo. Abbiamo partecipato così, comunque divertendoci, perché da oggi praticamente rincomincia tutto e non ce l'aspettavamo nemmeno noi di arrivare poi al primo posto. Secondo posto per Paliferro e la sua famiglia, storico vincitore di 2 edizioni del passato, è tornato per espressa volontà dei suoi. Terza piazza invece per Gli Alberi Sonori, che da Larino hanno proposto una sintesi esatta tra tradizione e innovazione, costruita a più mani, coinvolgendo anche musicisti di altre regioni. Ora si chiude la parte dal vivo, quella sul palco del festival, ma l'organizzazione riparte già con slancio ed entusiasmo. Troppo importante l'aver riscoperto e ribadito il ruolo fondamentale delle lingue nella nostra società, che sia il croato l'arbrèche o i tanti dialetti che colorano i dialoghi dei molisani. Riteniamo insomma che ci sia una legittimazione ormai per tutti i dialetti del Molise. Noi riteniamo che ci siano 136 dialetti Molise, ognuno differente da loro. Quindi non si può parlare più semplicemente di minoranze linguistiche, ma di un dialetto integrato nel tempo, insomma, quindi contaminato dalle popolazioni limitrofe, e quindi ben venga anche il dialetto di Acquaviva e di Portocannone. Un'ottima riuscita, canzoni bellissime, altri giovani che si sono impegnati, soprattutto quello che abbiamo preteso era l'accoglienza dei partecipanti e del pubblico. Cosa fondamentale è che tutti vadano via di qui avendo un'impressione di gamba tesa, un'ottima impressione, che si sentano qui come a casa loro. Questo è l'obiettivo principale di tutto il festival proprio.